Lavoretto de mano, buongiorno a te. E non lo so, adesso vediamo un attimo come se mettiamo per la live di stasera, perché ci hanno chiamato 10 minuti fa per una riparazione, dovevamo montare un'antenna. Mo' vediamo un attimo come se mettiamo, perché Calogero non è proprio esperto nel montare antenne. Ah, regà, vi racconto questa. Un anno fa circa, ci avevano chiamato per montare un'antenna. Calogero è salito sul tetto per montare l'antenna. Oh, e non mi è caduto dal palazzo. È rimbalzato sulla panza. Meno male che beva birra. Calogero, tu sei stronzo. Ma io mi chiedo, perché ci dice queste cose in live? Perché ci dice queste cose? La birra è tutto Ah, qua. Calogero, stavo a scherzare. Ma che mi stai guardando male? Ah no, sei di spalle. Si sta peggiorando la situazione. Va bene, damine e damine. Sì, va bene. Te devo cancellare il commento, eh. Aspetta un attimo. Calò, mi serve la moderazione. Non mi va il computer. Mi è saltato il nuovo schermo. Ma come cazzo li ripari sti schermi, Calò? Ah, funziona lo schermo, è lo stesso della televisione. È perché non è saltata la luce. Ma che mi è saltata pure la webcam? Non la vedo. Ah, funziona la webcam. È come la videocamera, però non si è attaccata al computer. Ma come cazzo parli, calò? O puoi ripetere in italiano, per favore? Ha già detto che la funzione della webcam è uguale alla videocamera, però non è attaccata al computer. E se non c'è attaccata al computer, non ci fai un cazzo. Allora, rispondo a Carmen T. Tu titoli la tua live, facciamoci quattro risate con la dama. Ecco, fattele tu quattro risate. Perché io, a differenza tua, sono coerente. T'avevo detto che t'avrei chiesto scusa se tu mi provavi che la cucina era la tua. E io mo te chiedo scusa, pubblicamente. Te chiedo scusa. E mo, le quattro risate, fattele tu. Perché io, a differenza tua, t'ho dimostrato le prove. Le prove? No, t'ho dimostrato che sono coerente. Con le prove. Capito? E tu devi provarmi ad essere coerente. Tu mi devi portare prove che sei coerente pure tu. E mo' chiudo l'argomento. E pure la live. No, la live l'ho appena aperta. Che cazzo chiudo? No, no, no. E ce ne devo monetizzare. Perché la verità è che non è YouTube che paga, è Google AdSense. È Go non è YouTube che paga, È capito? vero, c'ha ragione Calogero. Perché io l'ho detto 1000 volte. Tutti questi canali che si fanno belli e dicono YouTube mi paga. Non è YouTube a pagare, è Google AdSense. O capite o no? O volete capire? Ma fatemi capire. Non è YouTube, non è YouTube. Ma sti stronzi devono sempre rompere i coglioni quando faccio la live. Pronto? Salve, mi scusi, ma lei è la dama nera? Sì, ci conosciamo. Ci conosciamo? Ma lei ha lavorato tantissimi anni con mio padre. Ma che sei, il figlio di Lollo? Sì. E te come ti chiami? Lello. Mazza che fantasia. E come sta Lollo e il papà? Se solo lo sapessi, è da anni che non lo sentiamo. Se ne è scappato con una ballerina di lap dance. E non si è fatto più vivo? No, no, no. Solo una volta a casa, invece di una cartolina, ci è arrivato un perizoma. E quello è sempre stato fissato con le mignotte, eh? Mi ricordo che ai tempi nostri erano tutti in fissa con una certa Ines, un baldraccone. Sa, sono trombata in 2000. Mia mamma Ah, è la mamma, e come sta? è morta di parto. Che cazzo, ammazza che sfiga. Vabbè, comunque, in onore dei vecchi tempi, di tuo padre e di tua madre, io ti assorbo, figlio mio. E vai in pace nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il potere della medium te congeda. Ciao, ciao, buona giornata, ciao. E io me la ricordo questa Ines, me la ricordo questa Ines. Era un bel draccone perché lo c'era a Ma Parma. che sei stato pure con Ines? E ma perché questa non era italiana? Parlava, era tipo un brasiliano. Parlava in brasiliano, diceva non fallo italiano, non fallo No, italiano. fallo italiano. Ah, sono cazzi locali. Ho capito. Quando sei stronzo, calò. Ma non tanto ingelosire, non ti devi ingelosire, Anna. Non ti devi ingelosire. Lo sai che l'unico uomo della mia vita sei tu.
L'unico uomo della mia vita sei tu. Obrigada, obrigada. Oh, ma che mi vuoi far diventare brasiliana? Senti, ma parlando di cose serie, Adrincia, che cazzo sta a fare su YouTube? Mo spieghi, caro? No, perché voi mi dovete dire. Mo, lei ha fatto sta cazzo di live in cui dà spiegazioni di qua, di là, la casa non è grande, la casa non è piccola, la casa non è grande, la casa non è piccola. Ma tu ce l'hai presente una casa com'è grande? Ma tu vuoi vedere casa mia confronto alla tua? La casa si misura soltanto con i metri quadrati e i metri quadrati si misurano con il metro quadrato. Chilometro quadrato non è proprio una cosa semplice, capite? Trincia, ma tu ti rendi conto di quello che stai a far passare a tua madre? Perché la derapata in da macchina non è una cosa semplice, capite? Perché la derapata, tu devi tirare indietro un freno e devi cambiare la marcia. E perché tu non è una marcia? Tu sei arrivata al punto in cui tua madre... Gli vai a dire a tua madre, se non parli con mio marito, non parli neanche con me. Trincia! Ma tu non stai bene. Ma tu te rendi conto che stai a fare lo schifo più assoluto qui su YouTube? E poi viene criticata da maniera viene criticata. Ma voi potete dire tutto quello che vi pare. Adesso non posso nominare quella persona perché c'è sta una denuncia nel mezzo. Quindi Vodka non lo posso nominare perché c'è sta una denuncia nel mezzo. Però a Trincia, che ce ne stanno tre di mezzo di denunce, la posso nominare, capito? È la coerenza, calò, è la coerenza. Ma coglioni quelli che me credono, calò. A proposito, calò, mi hanno mandato i pacchi? Non ne hanno più mandati di pacchi, sti rincoglioniti. Ma che cazzo? No, perché la funzione del pacco è la posta italiana, capito? Bisogna chiamare la posta italiana e dire non ci abbiamo le soldi. Mandateci i pacchi alle poste italiane. Quanto sei stronzo. Porco. Chissà di chi sei figlio. Ancora questa. Ancora, canzone della mina. Sì, vabbè. Io ti chiedo ancora, dammi i pacchi ancora, passami il tabacco ancora, con la trincia. Calò, ma che mi stai a guardare male? Ancora. Lo triangolo, no! Ta-ta-ta. Non l'avevo considerato. Tu-tu-tu. La pelata ce l'ho! Ta-ta-ta. L'omofobia non è un reato. La forma dello triangolo si chiama così perché se tu guardi c'è tre punti e tre punti sono quelli collaterali della terra e che se tu prendi il polo positivo e il polo negativo e li metti al contrario del triangolo si mettono a così e si mettono a correre. Sei arrivato fino a qui. Allora dietro di te non c'è sta la trincia.